Bassano del Grappa, il ponte degli Alpini sul fiume Brenta. Quante volte l'hanno distrutto? L'ultima volta dell'ultima guerra mondiale ed è stato ricostruito, pare, secondo i disegni di Palladio. '47. 50 anni dopo verrà comperato dal cardinal Federico Borromeo, che in lui trova una serie di virtù estetiche assolutamente fondamentali. Anzi, è un compendio di micro contraddizioni. Lei, la Madonna, è contemporaneamente manierista, come se avesse dialogato con i colori dei fiorentini o forse con il greco. Ma mentre il suo comportamento è aulico, la sua faccina è agreste. Il Bambin Gesù è proprio un puteo di quelli classici. San Giuseppe si preoccupa realmente, l'ha fatta grossa. E la sua condizione umile è rappresentata nei singoli dettagli, nella precisione delle calzature e dei calzari. E questi tre personaggi, che non avrebbero nulla a che fare in realtà con la fuga in Egitto, perché è una fuga da miserabili, quindi senza servitù appresso, però tengono un asino con un muso perfettamente riprodotto, un'attenzione precisa alla vita degli animali, e la corda della musina è arrotolata attorno all'orecchio per strapparglielo in giù e renderlo obbediente. E chissà se possedere i due cani che appaiono costantemente era per lui un segno di sudditanza alla psiche di Tiziano, che non chiudeva mai un quadro senza un cagnetto. E i due cani li ritrovo esattamente qua, in un dipinto appena acquistato dal Louvre. Stessa Madonna, medesimo fanciulotto rubicondo con il ciuffetto in testa, ammirato da Veliardo Chic, in versione uno dei tre magi, e con un vestito di sontuosa qualità, però in una posizione a sua volta assolutamente popolare, in ginocchio. E lascia apparire un paio di stivali, devo dire la verità, in bacchetta rovesciata e con l'attaccatura degli speroni identica a quella che si usa ancora oggi. L'asino sembra annusare l'oro, ma in realtà il vero centro del quadro è proprio lui, a tal punto che gli è venuto quasi un pentimento etico al pittore. Ha dovuto risegnalare la centralità di Gesù con una sorta di illuminazione stellare che lo colpisce. Si capisce che non ha mai visto un cammello, però si capisce che di vecchi in ginocchio che fanno bibibibi ai bambini ne ha visti tantissimi. Perché di vecchi lui si intende, se ritrae in questo modo il bembo, pelo bianco per pelo bianco,
un po' come se fosse concorrente degli altri grandi ritratti che in quegli anni Tiziano fa dei letterati. Pentecoste. In realtà lui di età dell'essere umano si intende sul serio, se la sua Madonna invecchia come sta invecchiando lui stesso. Si intende di vita quotidiana, di dettagli materiali. Ho visto in lui i più sporchi piedi sporchi della storia della pittura dei piedi sporchi. È la dichiarazione di libertà di una popolazione di campagna che vive a piedi nudi e contesta profondamente la Venezia delle ciabatte. E tutto ciò lo fa assimilando al meglio la grande lezione di un Tiziano che sta diventando impressionista, dove non conta più il disegno, ma solo la materia che va a formare l'immagine e dove i contrasti fra i colori possono essere totali. E così succede un fatto molto curioso. Il manierismo diventa espressionismo e i colori rosa, forse provenienti da Firenze, assieme agli azzurri dei fondi, forse provenienti dai primi tentativi di Giorgione, generano un cromatismo che il Greco porterà in Spagna. Ed è magari proprio questo il motivo per il quale questo dipinto fu mandato a Cuba nel 1842 per costituire la base della galleria di formazione accademica. Il cagnetto di Tiziano è tranquillo, la lezione è assimilata. La capacità di dipingere le stoffe è insuperabile, sia nell'argentato di Santa Lucilla che si fa battezzare, che nel moiré della manica del paggetto. La croce è quella di casa, cioè quella di Bassano. Uno sgabello con un'impagliatura come quelle che si trovano in giro ancora oggi da queste parti. Una forbice. Il cestino dei lavori, che ogni buona fanciulla per diventare santa deve necessariamente praticare. E piccola nota conclusiva centrale del dipinto intero, la mela. Ormai il codice linguistico è stabile. Lui è esperto in contadini che si inginocchiano facendo vedere le scarpe, oppure in altri che fanno vedere dei piedi sporchi. In bambini Gesù assolutamente domestici anche loro e leggermente carichi di carattere. Nella raffigurazione esaltatoria di un mondo contadino e dei suoi animali. Cosa poteva piacere di più di lui alla Controriforma nascente? Ma cosa poteva influire di più di questo curioso stridore cromatico? È la trasformazione di un artista pop in un artista di traino. A tal punto che i figli, ormai è la terza generazione di pittori e sicuramente meno bravi di lui, sono ormai signori sanciti, con una professione vera in mano. Lui, Francesco, è l'esempio perfetto. Farà tra l'altro anche una brutta fine. Questo era il passato, il futuro, auguri.